Buon pomeriggio, la maxi rissa sul Garda, mentre le indagini stanno continuando per cercare di risalire ai giovani protagonisti di quanto accaduto il 2 giugno è polemica tra i sindaci di Castelnuovo, dove la rissa è avvenuta, e la vicina Peschiera. Il sindaco di Peschiera ha inviato una lettera, fra gli altri, al ministro degli interni, Lamorgese, lamentando che aveva lanciato l'allarme da tempo, ma non è stata ascoltata. Nel frattempo lo stesso sindaco ha convocato per domani una riunione con tutti i parlamentari gardesani per cercare una soluzione. Mattinata difficile in A4, ci sono stati due incidenti, il primo intorno alle 7 in direzione Venezia, nel cosiddetto tratto maledetto tra Porto Gruaro e Sanstino. Si sono tamponati due camion e uno degli autisti è rimasto incastrato tra le lamiere, liberato dai vigili del fuoco. Altro incidente sempre in A4 in direzione Venezia tra Vicenza Est e Vicenza Ovest, in questo caso coinvolti in un tamponamento due auto articolati, un pullman che trasportava 19 passeggeri tutti illesi, ferito invece il conducente, e anche in questo caso la viabilità ha subito pesanti rallentamenti. Drammatico infortunio sul lavoro all'interno del padiglione del salone del mobile di Rho. Una 64enne, Gastone Faraoni, imprenditore, titolare di un'azienda specializzata nell'interior design di Roncade, è morto cadendo da una scala. L'incidente è avvenuto all'interno della fiera, davanti agli occhi impotenti del figlio 24enne della vittima. Proseguono le indagini sulla giovane scomparsa ormai da 6 giorni da Galliera Veneta. Studiava a Castelfranco Veneto, originaria del Pakistan, Basma Fasal. L'ultimo contatto è quello di una barista che l'ha servita, come faceva tutte le mattine, in un bar. Poi della ragazza si sono perse tutte le tracce, al telefono non risponde, ha lasciato alcuni video sulla social di TikTok. Il maltempo che ieri ha interessato il Veneto, i danni peggiori si sono registrati a Cortina, dove una violenta tromba d'aria ha divelto il tetto della scuola Duca d'Aosta, che è una scuola elementare, e alcuni video sui social mostrano la piccola tromba d'aria, video che sono diventati presto virali. La struttura è ora chiusa. La Protezione Civile regionale ha dichiarato per domani lo stato di attenzione per altre piogge piuttosto intense che interesseranno la zona del Trevigiano e quella del Garda nel versante veronese. È tutto, vi ricordo l'appuntamento delle 18 con la messa in diretta dalla Basilica del Santo di Padova, e alle 18.45 TG Veneto News, a più tardi.